Come era nelle previsioni della serata di ieri, è tornata la neve all'Aquila che ha imbiancato di nuovo il paesaggio. Nessun disagio particolare, qualcosa in più nelle frazioni alte, perché la circolazione è stata tutto sommato regolare senza intoppi in città. Le strade principali sono state pulite con i mezzi al lavoro sin dalle prime ore della mattinata. Qualche disagio come sempre nei comuni più alti, come era prevedibile, come Pizzoli ad esempio, dove anche nella mattinata, seppur deboli, sono continuate le nevicate, con temperature oscillanti tra almeno un grado e un grado. Le nevicate deboli e moderate si sono registrate infatti nella zona orientale del capoluogo di regione. Nella notte appena trascorsa gli accumuli più grandi di neve si sono registrati, come ha rilevato anche Meteo Aquilano, nella linea che unisce Pizzoli con Montereale, in particolar modo nella frazione di Aringo, dove si sono stimati tra i 10 e i 15 cm di neve. Sull'Aquila e zone adiacenti invece tra i 2 e i 5 centimetri, senza disagi particolari come si diceva, anche se il meteo prevede una giornata particolarmente instabile, con cielo grigio e possibilità di ulteriori nevicate anche in serata, ma di debole entità.